Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Benvenuti o bentornati. Comunque, oggi ci troviamo dall'altra parte del Forte d'Exil in Val di Susa. Andremo a visitare un altro forte che si chiama il Forte del Sapè. Non è tanto conosciuto, il cammino è tra virgolette breve perché si trova a 1187 metri. Comunque, un piccolo trekking interessante. Interessante anche quando arriviamo su, perché da quanto so, se non è cambiato nulla, mi sembra che sia possibile forse dare anche un'occhiata al suo interno. Non ne sono sicuro, lo accerteremo una volta arrivati. Comunque, questo forte è stato costruito nel 1886 su progetto del capitano Barbesio. Fu disarmato nel 1915, ma resta da vedere la galleria che collegava la polveriera. L'entrata di questo forte è monumentale, anche se il ponte levatoio è stato fatto saltare nel 1948 a causa del disarmo e dello smantellamento. Questo forte sorge in una posizione tranquillissima, anche un po' nascosta, nel Gran Bosco di Salbertran. E attraverseremo un torrentello, un lariceto, molto probabilmente forse riusciamo anche a incontrare qualche cervo, qualche cinghiale, non lo so, vedremo. Comunque dai, non perdiamo tempo perché siamo curiosissimi di andare a vedere questo posto. E avanti, dai, andiamo ragazzi, venite con noi. Tra l'altro posso dire che siamo anche fortunati perché ha piovuto fino a ieri e oggi c'è una giornata veramente stupenda, in pieno sole, e quando abbiamo parcheggiato la macchina segnava addirittura 23 gradi. E fate conto che siamo il 10 di aprile. Ci aspettavamo una mulattiera, invece abbiamo poi scoperto che c'è una strada sterrata che porta direttamente al forte, e quindi sì, passiamo da questa stradina qua, mulattiere non ce n'è, quindi niente, mi ha scoperto che è possibile anche venirci in macchina. Ci fosse un sentiero, sinceramente lo preferirei, però a quanto pare c'è solo questa stradina. Almeno da dove siamo partiti noi, perché il cartello indicava di qui, quindi poi che ci siano altri percorsi è possibile. È bellissimo anche qua in mezzo a tutti questi pini. C'è un profumo, ma un profumo di pino, di... Tra l'altro per raggiungere il forte passiamo proprio di fianco, guardate, vedete, questa è la galleria del treno che entra qua dentro la montagna, e il treno che praticamente fa Ulzio, Bardonecchia, Modan.
Il sole fa un caldo tremendo, poi quando passi qua nel sottobosco c'è questa bella arietta frizzantina che ti coccola proprio. Vi faccio vedere una cosa, guardate là in metà dove la valle forma una V. Vedete quello là piccolo piccolo, non so se riuscite a vederlo bene ma non riisco a ingrandire, è il forte di Exil, e appena sopra quella montagna innevata, quell'alta cima bianca, se non mi sbaglio dovrebbe essere il monte Roccia Melone. Poi oggi non abbiamo ancora mangiato nemmeno pranzo, infatti un po' si sente i morsi della fame, però teniamo duro. Comunque si può stare tranquilli su questa strada, ci sono tutte le protezioni del caso, è utilissima, guardate, praticamente un guardrail appoggiato per terra fissato da due tondini piegati e colorati. E a parte scherzi, anche qui quando tira il vento tira, guardate che roba, ha completamente sradicato questo pino dal terreno ed è appoggiato sugli altri. Ma guardate dove siamo finiti, guardate che paesaggio che si è aperto davanti ai nostri occhi, è favoloso, completamente cambiato, siamo passati da mezza boscaglia, si è aperto completamente questo prato verde, questi, ma poi questi odori che si sentono ancora qui di pini, mamma mia che bello, io già mi gaso e non sono nemmeno ancora arrivato al forte, no no, stupendo. Allora ragazzi, siete in montagna? Vi siete persi? Avete bisogno di chiamare i soccorsi? Guardate cosa c'è qui in questo borgo, in questo paesino dimenticato. Una cabina telefonica. Allora ovviamente non è una cabina telefonica, hanno messo sicuramente la cornetta, quelle vecchie delle cabine di una volta, ma fa troppo ridere. Cioè, capiti qua in montagna, ti fai due passi come stiamo facendo noi, trovi quello, la risata te la fai di sicuro. Questo piccolo borgo di montagna si chiama Sape d'Exils. Adesso vi leggo quello che c'è scritto su questa targhetta. Non me ne vogliate se magari non la leggo proprio bene. E dice: fermati viandante, contempla questo lembo di paradiso, con il suo silenzio surreale invita a meditare sulla sua storia apparentemente lontana, ma che ancora mostra i segni della durezza della vita dei nostri avi. Qui venivano in transumanza d'estate e a tagliar legna d'inverno per sfamare e vestire le nutrite figlioranze. 20 agosto del 2016, quando è stata fatta questa targhetta. Sono parole bellissime, molto toccanti, da tenere sempre bene in mente per ricordarsi quanto è stata dura la vita per le persone di una volta. Non bisogna mai dimenticare. Even when
Allora, mangiato abbiamo mangiato, a pancia piena è tutta un'altra cosa. Adesso, vamos, andiamo a vedere se riusciamo a trovare questo forte. Bene ragazzi, 5 minuti, siamo arrivati, vedete qui c'è, alle mie spalle c'è un piazzalino dove anche arrivando in macchina si può parcheggiare, ma noi giustamente siamo venuti a piedi perché è più divertente. Comunque, bando alle ciance, guardate qua, sulla mia destra c'è il forte del Sapè di Exil, eccolo qua. Allora, sto cercando di fare il giro dalla parte opposta, però è tutto nascosto tra la vegetazione, cioè guardate, è lì. Il problema è che non riesco a capire nemmeno da dove si possa entrare, tutta la vegetazione lo nasconde e non è nemmeno piccolo. Non riesco a capire bene, però adesso voglio riprovare a fare il giro al contrario, perché dove c'era quel torrente di prima, essendo che mi sembra che comunque si abbassa un po' il dislivello, forse riesce ad entrare di lì, perché poi mi sembra che vada in piano, però non sono sicuro. Per essere sicuro devo rifare il giro e andare un po' più su a vedere, quindi faccio il giro. Allora, posso dirvi una cosa? L'unica cosa che è un vero peccato è il fatto che è pieno di erbacce, pini, arbusti,
non lo tengono pulito e quindi non è possibile nemmeno ammirarlo da fuori proprio per bene, perché è nascosto dalla vegetazione. Abbiamo fatto il giro dietro, sembra che ci sia un piccolo sentiero che lo costeggia, vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Imponente, tutto quanto in pietra massiccio. Non pensavo di riuscire a entrare, ce l'abbiamo fatta, perché dalla parte dietro praticamente si abbassa, quindi si può entrare facilmente. Guardate qua, c'erano le feritoie da dove sparavano, l'interno della feritoia è di sbieco, questo per dare un punto d'appoggio a chi sparava e avere della manovrabilità del fucile. Guardate, adesso siamo praticamente qua sotto queste stanze che, allora, forse alcune erano delle camerate, guardate, si vedono ancora dei ganci, probabilmente forse erano i ganci dei letti, quelli di una volta. Qui invece vedete che questo sembrerebbe una specie di gancio carrucola, forse da dove calavano le bombe, vedete che sotto c'è un altro locale, un'altra stanza, e poi proseguendo anche qui vediamo che c'è probabilmente un'altra stanza dove stavano i soldati. È un ambiente abbastanza molto fresco e c'è un eco di rimbombo, perché ricordate che sopra è completamente ricoperto di terra. Allora ragazzi, guardate il muraglione intorno al forte, ovviamente completamente di pietra, ma una cosa particolare, vedete quel pertugio che c'è lì al centro? Ecco, quello era una feritoia di scolo per le acque, per far sì che il muro non venisse giù, quindi quando piove particolarmente forte l'acqua scorre di lì e la pressione si allevia sul muro. Tutto il perimetro del muro aveva questi canali di scolo. Come tutti i forti dell'epoca, se vedete, l'esterno è ricoperto da terra, adesso infatti si è formata l'erba sopra, perché? Per far sì che attutissero praticamente lo scoppio delle bombe. Proseguiamo l'esplorazione, c'è un altro locale, e scendiamo all'interno e vediamo cosa riusciamo a vedere.
siamo riusciti a scendere sotto praticamente il forte, siamo all'interno dove c'erano quei muri alti che vedevate prima. Guardate che spettacolo. Vabbè, non ve lo sto a ripetere, è tutto quanto di pietra. Lì vedete che c'erano le altre feritoie dove sparavano nel caso in cui riuscissero ad espugnarla, quindi entrare all'interno, e si difendevano ancora per mezzo di quelle feritoie. Ma un'altra cosa davvero unica, vedete quegli scoli di pietra, le vecchie grondaie di una volta completamente di pietra. Siamo nella parte frontale del fossato, vedete questo pilastro di pietra, anche questo ovviamente. Ecco, questo era l'appoggio del ponte levatoio, che adesso non c'è più, ovviamente è stato tolto. Qua troviamo questa fontana, quello che ne rimane ovviamente, non c'è più l'acqua in questo momento, ma questo ci fa capire che comunque questo forte, come tanti altri, era servito dall'acqua, aveva l'acqua, perché comunque dovevano poter resistere anche a degli assedi. Peccato che un'opera così maestosa e anche ingegneristica per i tempi sia lasciata un po' così all'abbandono. Guardate ragazzi, siamo tornati all'interno, questa stanza era riservata alla cucina. Se guardate, sia sulla sinistra che sulla destra c'erano i pentoloni dove cucinavano il cibo per le camerate, e infatti qui vedete che si vede ancora dei rimasugli di fuliggine, c'era appunto il camino per il fuoco. In questo corridoio infinito c'erano le camerate, tutte quante con, vedete, le feritoie per sparare fuori in caso di difesa. E se andiamo più giù si scaldavano ogni camerata, perché sono lunghissime, vedete, e si scaldavano con questi camini qua. Vedete che ci sono ancora i rimasugli di fuliggine e pezzi di legno. Thank you.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Con nostro stupore siamo riusciti ad entrare e visitare questo meraviglioso forte. Niente, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, così ci aiuterete a crescere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima ragazzi, ciao 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 ciao. Comunque non ci credevamo nemmeno noi, ma ce l'abbiamo fatta, avete visto? Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a farvelo visitare. Ciao ciao.